testimoniare che questo cambio di passo c'è stato. C'era bisogno anche di una discontinuità sulle riaperture. Credo che la politica si debba assumere la responsabilità di fare una sintesi tra quella che è un'emergenza sanitaria e quella che è l'emergenza economica di un paese. Mi pare che nella conferenza stampa del Presidente Draghi si sia voluto dare una prospettiva di fiducia nei confronti del futuro. Ovviamente non è un liberi tutti, sono riaperture graduali. Siamo convinti che oggi ci siano le condizioni per attivare e iniziare queste riaperture, perché il quadro rispetto a un anno fa è cambiato. Oggi abbiamo il vaccino, oggi siamo in un periodo della nostra stagione che sicuramente ci può aiutare, e soprattutto in base ai numeri di vaccinati al giorno ogni settimana il quadro migliora. Oltretutto, se mettiamo in sicurezza i più fragili, gli ultra ottantenni, diciamo che mettiamo al riparo le categorie che sono più a rischio per il Covid, e credo che questo ci permette anche un altro elemento, cioè permette ai nostri ospedali di tornare all'attività ordinaria, perché anche questo è un aspetto fondamentale. Per troppo tempo purtroppo abbiamo dovuto interrompere in tanti ospedali, per fare un esempio pensiamo a tutta l'attività di screening oncologico, la cardiochirurgia, ecco, quindi liberare le terapie intensive e mettere in sicurezza i nostri anziani significa anche tornare alla normalità sotto questo aspetto. Ovviamente ciò che noi chiediamo ai cittadini è anche un grande senso di responsabilità. Queste sono riaperture, siamo convinti che inizia una strada da cui non torneremo indietro, e quindi ci saranno sempre più aperture e arriveremo gradualmente a una situazione di normalità. Ci vuole la collaborazione da parte di tutti. Io credo che la contrapposizione aperturisti o rigoristi non faccia bene, non è questo il tema. Noi tutti vorremmo aprire tutto e subito, come ha detto più volte il Presidente Draghi. Dobbiamo tener conto di una pandemia che è ancora in corso, di contagi che ci sono ancora, ma credo che gradualmente, a partire appunto dal 26 di aprile, possiamo iniziare un percorso di fiducia e di speranza. Ripeto, ci vuole la collaborazione di tutti, e anche i cittadini ovviamente un grande senso di responsabilità, ma che del resto non hanno mai fatto mancare, quindi non abbiamo dubbi che sarà così. Sottosegretario, conclusa la campagna vaccinale per sessantenni e settantenni, come si procederà per le categorie più giovani, 30-59 anni? Guardi, su questo io ho una posizione un pochino diversa, nel senso, io credo che ovviamente la priorità assoluta sia mettere in sicurezza, come dicevamo prima, gli ultra ottantenni, le categorie fragili e anche gli ultra settantenni. Io credo che poi possiamo aprire una riflessione per fare un ragionamento su quelle categorie che garantiscono la continuità dei servizi nel nostro paese. E mi riferisco, pensiamo al trasporto pubblico, pensiamo a tutti gli operatori anche dei nostri market, tutte quelle attività che comunque hanno garantito la continuità di alcuni servizi anche durante il lockdown. Io credo che questa possa essere una riflessione su cui fare un approfondimento, e credo che si possa arrivare anche a individuare delle casistiche diverse. Ripeto, oggi certamente la priorità sono ultra ottantenni, categorie fragili e ultra settantenni. Quando avremo concluso questo percorso credo che ci sarà uno scenario nettamente migliore nel nostro paese, perché i contagiati saranno sicuramente diminuiti, i nostri ospedali saranno sicuramente più liberi da posti in terapia intensiva e anche di ricoveri, e credo che ci saranno le condizioni per affrontare altri ragionamenti, come ad esempio aprire altre categorie.